1223-2023. Da 8 secoli frati minori francescani sono legati al santuario del Beato Sante di Monbaroccio, primo convento fondato dagli stessi religiosi nella diocesi di Pesaro. Anima e corpo del cattolicesimo immerso in un luogo profondo di spiritualità, diventato meta di pellegrinaggi religiosi da ogni angolo della terra. A 800 anni di distanza, fede e storia aprono le porte a 3 giorni di celebrazioni, 20, 22 e 23 di luglio. Laddove tutto ha avuto origine, Santa Maria di Scotaneto, 1223, quando San Francesco diede la possibilità ai frati francescani di edificare la prima chiesetta, che allora fu chiesetta, ma che, come dicevo prima, mi sono sempre chiesto cosa poteva essere Monbaroccio se non ci fossero stati frati francescani. E quindi da lì, poi 200 anni dopo, venne il mio comune, che ho l'onore di rappresentare. Quindi domenica, sabato e domenica saranno 2 giorni importanti di eventi, di celebrazioni, di riti di fede, ma anche di ricordo di quella che era la storia tramite gli antichi mestieri, per grandi e piccini, con anche gli arcieri. Cioè saranno giorni veramente importanti che celebreranno con il degno modo quello che è il ringraziamento che dobbiamo ai frati francescani e all'insediamento di essi nel nostro territorio. 8 secoli di presenza di frati francescani minori, li stiamo festeggiando, abbiamo già alcuni eventi fatti, il primo evento importante è il 20 con la benedizione dei mezzi agricoli, quindi invitiamo tutti gli agricoltori della provincia, chi vuol venire a salire al santuario, perché ci sarà prima di tutto anche un bel dialogo con il direttore della banca, con un frate che è laureato in economia, con il vescovo. Invece il 22 e il 23 si partirà da un concerto all'alba alle 5:30 del mattino e poi ci saranno diciamo esposizioni di artigianato di un tempo, quindi la cartiera di Fabriano e il fabbro, chi lavora al legno, però cose d'élite. Poi all'interno del chiostro ci sarà una mostra di ricamo, mostra di oggetti antichi di un tempo, quindi tutto curato nei minimi particolari. E il clou dell'evento sarà domenica alle ore 10 e tre quarti con la messa solenne che verrà proprio celebrata, perché il punto dell'evento è la religione, quindi la fede e la Chiesa Cattolica. 1223-2023, 800 anni, le posso chiedere che cos'è cambiato nel valore, nelle abitudini di chi appunto frequenta quel luogo magico santo? Anzitutto non è un ottavo centenario di rievocazione storica, di ritorno al passato, ma uno sguardo dal passato proiettato nel futuro. Ci pensavo proprio stamane in questo. E poi un profondo senso di gratitudine da parte di tutti i frati della comunità del Beato Sante. Da allora una catena ininterrotta di confratelli, di frati francescani, frati minori, figli di San Francesco d'Assisi che in 8 anni sono stati lì e hanno profuso il profumo del Vangelo nel Montefeltro. Ecco, attualmente che realtà è la vostra? È una comunità viva, siamo 5 frati minori che viviamo lì nel santuario del Beato Sante e offriamo servizio liturgico, servizio pastorale a tante persone, a tanti devoti che vengono dal Pesarese, dal Fanese, ma anche da fuori per trovare rifugio spirituale. E nonostante le conquiste della tecnica, della scienza, nonostante il benessere diffuso dell'epoca moderna, vediamo che l'uomo è in costante ricerca della felicità. Ecco, se io penso a Francesco d'Assisi e penso ai suoi frati, penso a delle persone felici, la cui felicità era non legata a un possesso di qualcosa, anzi, vivevano nella povertà più assoluta, quindi uno stile di vita essenziale, sobrio, la felicità di imitare Gesù e di farlo conoscere e amare come loro lo avevano conosciuto e amato a tutti coloro che incontravano. Durante le celebrazioni il mio reggimento parteciperà anche con un picchetto in armi. Siamo stati ben felici di accettare questa proposta di co-organizzatori che ci ha fatto il Cavaliere Bartoccetti, commissario dell'evento, e quindi siamo felici di contribuire in tutti i modi possibili.